Qualche istante di silenzio e concentrazione precede l'esibizione. A volte si sente il rumore delle pagine sfogliate per individuare il canto giusto e il direttore che dà la nota per l'intonazione. Ciascun coro ha le sue abitudini, un colore o un particolare da indossare scelto per distinguersi dagli altri e allo stesso tempo creare un'armonia visiva oltre che sonora tra i suoi componenti. Un elemento però che li accomuna è l'intreccio delle voci, la passione per la musica. La città ha potuto ascoltare diverse realtà corali che nella stessa giornata si sono esibite tra la cattedrale, la chiesa di Santa Agata al Collegio e il teatro Regina Margherita. Tre le rassegne dunque organizzate in occasione del primo raduno regionale in chorus, Together as One, sabato 7 gennaio. Caltanissetta infatti è stata scelta come location per lo svolgimento dell'Assemblea della Federazione. L'evento è stato anche preceduto la mattina da workshop gratuiti presso la Casa delle Culture e del Volontariato. Così come ci ha spiegato il referente della progettazione Biagio Duvo durante la rassegna finale in teatro. Abbiamo quest'oggi ospitiamo 16 realtà corali, circa 250 coristi. Questa mattina abbiamo coinvolto i coristi in diversi laboratori, dalla musica gospel a laboratori che esprimono la bellezza della musica e del movimento, quindi laboratori anche di psicomotricità, a dei laboratori di psicologia dei gruppi, perché il coro alla fine è un gruppo, è una realtà di gruppo, e quindi con tematiche svariate i coristi hanno potuto approfondire proprio il tema della musica corale. Poi nel pomeriggio prima abbiamo svolto l'assemblea dei federati in chorus qui al teatro e poi abbiamo organizzato due rassegne contemporanee con 5 cori e 5 cori per rassegna, una nella chiesa di Sant'Agata. Queste rassegne hanno visto variare tantissimo la musica corale, dalla musica per bambini fino alla, passando per la musica barocca e la musica a cappella del Cinquecento, fino ad arrivare alla musica moderna, fino a, passando per il gospel, il jazz e la musica leggera. E ci siamo dati appuntamento all'anno prossimo, perché essendo Caltanissetta il centro della Sicilia, per noi il raduno regionale non può che essere in questa città, che ha un ruolo centrale per la Sicilia. La nostra ambizione è quella di riportare al centro la Sicilia, e dal centro della Sicilia ripartiamo.